Ok, adesso veramente me la sono goduta. Alla... Sei veramente il numero uno, maestro. Allora, io chiedo scusa per la defaianza tecnica, però allo stesso tempo approfitto per farti un po' di domande. Te sei veramente un musicista particolare, per questo motivo ho fatto di tutto per cercare di averti ospite o in una live. Io prima di partire a bomba su quello che sono un pochino i tuoi concetti musicali e questo argomento particolare trattato nel tuo metodo, avevo voglia di coinvolgere ovviamente tutte quante le persone che ci seguono raccontando un pochino brevemente la tua storia, insomma il tuo ti avvicini alla musica e un pochino quali sono state le tue influenze e i tuoi maestri. In verità so che tu in qualche modo in famiglia hai un parente che è stato un grandissimo compositore. Quando abbiamo chiacchierato mi hai raccontato un pochino questa storia e volevo introdurre insomma tutte le persone, le persone che stanno seguendo questa live con noi, se ci potevi raccontare un pochino dove trai ispirazione e qual è il tuo passato, tra virgolette, artistico e anche familiare da questo punto di vista? Beh, una cosa che credo che tutti sanno, tutti, almeno chi mi conosce da tanto tempo, sanno che ho avuto un nonno che è stato molto famoso, che è Hoagy Carmichael, lo scrittore di Stardust, Apollo Verdi di Stella, Georgia on My Mind, Nearness of You, okay. Tutti i brani che sono stati coperti da Frank Sinatra, James Taylor, Michael Brecker, Nora Jones, altri? Tutti, lui dice tutti, per cui tutti, no, sì, da tutte le più grandi orchestre. Ok. E lui sì, diciamo, non è stato un'influenza diretta, nel senso io ero molto piccolo, sì, veniva a casa e mi metteva sul ginocchio davanti al pianoforte, però ero veramente piccolo. Ok. Veniva a trovarci a New York ogni tanto, poi lui abitava in California, io a New York, con mia madre e mio padre, poi vive in un altro appartamento da un'altra parte della città. Comunque, una cosa volevo dire, sto per diventare zio su luglio 4, per cui sono molto contento. Ah, quindi a brevissimo. Sì, posso godermi i figli di altri senza averne. Questo è una grande bella cosa, insomma, mio fratello finalmente... Tuo fratello maggiore o minore? Minore. Minore. Se, ovviamente, se no che era, era Metusala, era, se no... Vabbè, che ne so, magari, cioè, sai, adesso le persone fanno i figli anche, cioè, se, minore di quanto? Attenzione, quello che dici. Sì, sì, ma comunque sì, ha 40 qualcosa anni, okay, insomma, okay, per okay. Cui... E, no, niente, per cui diciamo non è stato un diretto un'influenza diretta, è stato più di striscio, nel senso non ho avuto sempre la voglia di suonare musica da quando ero piccolo, sempre ho ascoltato jazz, non sono mai stato spinto a studiare uno strumento, diciamo prima il sassofono. Volevo suonare il sax alto, poi ho studiato un po' pianoforte, ma non mi piaceva e mi dispiace. E poi la batteria subito mi ha preso, ho visto alcuni dei più grandi batteristi, che lì ho iniziato veramente ad apprezzare il jazz, diciamo quando avevo 14, 15, 15. 16, 17 anni, li ho visti tutti. Tony Williams, Elvin Jones, Billy Higgins. Tu vivevi a New York? New York, sì. Ok, quindi hai vissuto e sei nato musicalmente nella patria in un posto molto importante. Sì, insomma. In teoria, però c'era musica per tutta la città quando crescevo. Ok. Anche tanta criminalità. Ok. Diciamo, non ho vissuto la mia carriera da batterista a New York, per cui ero ancora giovane, per cui sono venuto in Italia che avevo 14 anni e plus. Ah, ok. Sono venuto a Roma e ho iniziato a vedermi, cioè a studiare con tanti maestri.
ho avuto la fortuna di studiare con secondo me, veramente il guru degli insegnanti a Roma, Ettore Mancini. Come no, come no. Eh sì, e con lui ho studiato 2 anni e mezzo, 3 anni quasi, poi con altre persone, Marvin Boogaloo Smith, ma quella è stata una cosa meno, diciamo, influenzata un po' meno. Okay. E poi con altri, poi andavo a New York, ogni tanto prendevo lezioni lì, poi a Roma, basta, insomma. Poi ho continuato gli studi quando sono tornato negli Stati Uniti. Ah. Però prima di tornare negli Stati Uniti, che avevo 27 anni, diciamo, lo studio più grande, l'influenza più grande è stato proprio il suonare. Okay. Per cui potevo andare a Berkeley, avevo fatto la, mi ero iscritto e tutto quanto quando avevo 18 anni fuori dal liceo, è solo che ho iniziato a lavorare come musicista quando avevo 19, e allora a quel punto ho detto, se riesco a fare una carriera folta come batterista, non c'è migliore scuola. Beh, quello è veri. Guarda, stai dicendo una cosa incredibile, cioè la vita sul campo non è esattamente la cosa migliore che un musicista possa fare, per capire, insomma. Sì, ogni lavoro mi ha insegnato qualcosa, cioè sì. Anche facendo tournée più estese, tipo, cioè, ho imparato molto suonando anche con Tony Esposito, ah, ho fatto 2 anni, per cui quasi 90 date. Uh-huh. So che Francesco pure ha passato un periodo con Tony. Sì, comunque Tony... Huh? Yes indeed, dice. Sì, diciamo... Oh, se volete parlare avete il microfono lì, no, lui è... lì. No, lui... non siate timidi. Lui ha detto che ha la lingua mozzata, per cui... No, diciamo, ci sono stati tempi difficili all'inizio, perché chiaramente ogni artista ha bisogno di qualcosa da un suo musicista. E, diciamo, dopo un po' ho cominciato a capire lui, la musica sua, mm-hmm. e da lì poi ho lavorato anche con Tullio Di Piscopo, con James Senese, okay. E poi con tanti jazzisti, per cui Lee Konitz, Chet Baker, mamma mia, beh, tu suonando veramente. Infatti tra le domande che ricevo, e che una delle domande è, quali sono stati i batteristi che ti hanno influenzato proprio di più nella tua carriera? Chiunque sapesse suonare bene la batteria. Sì. Più che altro chi ha un buon senso del timing, okay. Chi ha un buon senso del ritmo, del timing, dove il timing è chiaro, okay. Cioè non chiedo altro, questo, okay. Sì, questo per me è la cosa più importante, per cui che l'andamento ritmico, l'andamento anche, l'andamento stilistico, la suddivisione è chiaro anche, questo tutti i grandi batteristi, per cui Alvin Jones, Art Blakey, mm-hmm. Tony Williams, Kenny Clark, ditemi alcuni, cioè sono quelli che ho visto dal vivo. Più volte, sì, sì Tony sì, Williams sì. Ho visto almeno 5 volte, mm-hmm. Alvin Jones almeno 5 volte, chi altro, non ho mai visto Buddy Rich. Ah, no? Sì, mi sarebbe piaciuto almeno vederlo una volta, perché insomma, beh, un bello spettacolo. Però tutti gli altri, anche gente come Peter Erskine, ha avuto modo di vederlo. Jimmy Cobb, ho studiato con Jimmy Cobb. Grazie, bravo, me l'ero scordato completamente, ho passato 5 giorni con lui. Ah, okay. E, poi ho avuto, maestri, ho avuto anche Michael Carvin, mm-hmm. che è un batterista di New York, considero anche lui uno dei guru dei batteristi, tanti sono usciti da lui, Greg Hutchinson, Eric McPherson, Kenwood Denard. Ho detto Greg Hutchinson, sì. Come si chiama la batterista donna famosa? Sì, no, Terlin, l'altra che suona con Santa, Sheila, no, Sandy Blackman. Blackman. Okay. Sì, anche lei, però anche altri, tanti, Nasheed Waits, e con lui avevo già un'età, insomma, avanzata, per cui 30 anni, ho fatto 3 anni. Studiavo con lui, più che studiare andavo, era come un coach, mm-hmm. un allenatore, diciamo. Quando avevo un problema andavo da lui, però ci andavo tutte le settimane,
non che avevo problemi tutte le settimane, però e questi sono stati i miei maestri, anche Andrew Cyril, sto pensando altri, e anche altri più avanti, anche anni dopo, il batterista Leroy Cloudon, mm-hmm. è uno dei batteristi di Steely Dan. Ho sempre detto, se vuoi sentire i buoni batteristi, ascolta qualsiasi disco di Steely Dan, sì, questo... che ce ne stanno tutti. Sì, tutti. Non sei l'unico che suggerisce questa cosa. Beh, sì, Rick Marotta. Jeff Porcaro anche suggeriva questa cosa. Sì, 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 beh, lui è Jeff Porcaro, Steve Gadd, Rick Marotta. Sì. Ho detto Marotta. Marotta. Per tenere un po'. Lo slang. Lo slang. Che altro? Bernard Purdy. Lui ha fatto alcune, insomma, vabbè, più maestri per me, e poi ultimamente lo devo dire perché è stata una cosa molto bella, che era mi sembra un annetto fa, ho preso una lezione dall'amico Reinaldo Santiago. Ah sì? Eh sì. Ammazza. Eh beh, lui è, come batterista di musica brasiliana è pazzesco. Sì. Sì, sì. Per cui ho preso un paio di ore con lui, è stata una, era come tornare indietro. Sì, sì, perché poi ti rendi conto che pensavi di sapere tutto, invece non è proprio così. Questo, ogni volta che uno va poi a lezione da una persona che ha una spiccata capacità in una certa cosa, una conoscenza, ti sembra sempre di ripartire da zero, no? È pazzesca sta cosa. Senti, parlando sempre della tua vita, dei tuoi viaggi, eccetera, tu hai vissuto in vari posti anche in Italia. Mi parli un pochino di come hai lavorato e perché ti sei spostato così tanto, insomma? E no, in Italia no. Stato... No, Italia no. Diciamo, vabbè, sì, Italia, poi anche all'estero. Sì, vabbè, sì, io mi sono espresso un po' così, però diciamo sì, ti sei mosso e hai... Insomma, raccontami un pochino di tutti i tuoi giri, insomma, perché poi credo che c'entri con tutto il tuo lavoro artistico e poi... Alla fine ti sei anche avvicinato poi alla fine alla musica elettronica, mm-hmm. poi ne parleremo, quindi sì. ero curioso di capire l'associazione che c'è tra le tue collaborazioni con i vari artisti, italiani e non, mm-hmm. e il tuo poi approccio che dal jazz piano piano è andato verso la musica elettronica. Mm-hmm. No, in Italia ho vissuto a Roma per tanti anni, mm-hmm. quando c'era mia madre, che okay. quando ci siamo trasferiti abitavamo vicino a Piazza Ungheria, poi sono stato credo uno dei primi pionieri a vivere nell'88 al uh-huh. Pigneto. Ammazza, che sì, professionista. Che lo chiamavano il Bronx. Il Bronx. Perché c'era tanta criminalità. Mia madre non è mai venuta a trovare. Posso dire, in 3 anni che ho avuto quella casa, non è mai venuta. E, però sì, posso dire, uno dei pionieri. C'era un locale, ma non succedeva nulla. Diciamo... Poi ho vissuto a Calcata, okay. nel borgo viterbese di Calcata, ho comprato una casa, anzi due, ci ho vissuto un pochino, vivevo a New York di nuovo, venivo ogni tanto e poi mi sono ritrasferito a Calcata nel 2002. Ah, ok. E poi ho vissuto là per 4 anni e poi sono partito per Berlino. Ah, Berlino, questo non lo sapevo. Sì. Sì, sono stato a Berlino 3 anni. Ok, maestro, sei un giramondo, sei. Beh, oddio, avrei preferito anche di più. Sì, eh? Mm. E Berlino, come, ma suonando sempre, come ti sei trovato? Sì, suonare. In che periodo della tua vita hai vissuto a Berlino? Guarda, era 2006-2009, ah, okay. fino al 2009. Okay. Sono stato a Berlino. Diciamo, era la ragione vera è che volevo trasferirmi verso... la patria della musica elettronica. Certo. Non per il jazz, ma proprio per sentire più musica elettronica, conoscere un po' più musica elettronica, conoscere anche altre persone coinvolte con la musica elettronica. Per cui ho avuto questa esperienza andando nei locali, vedendo anche, cioè, come vai a prendere un caffè, mm-hmm. o una bibita, un qualcosa, c'è musica elettronica dappertutto. Mm-hmm. Ci sono eventi tutte le sere. Abitavo in uno dei quartieri più caldi della città, per cui c'erano almeno 5 locali di musica elettronica
che andavano tutte le sere. Mm-hmm. Per cui è stata una vita abbastanza movimentata. Sì. Ok. Senti, per chiudere un pochino la parte che era molto interessante farti raccontare appunto della tua biografia, diciamo così, tu in Italia e all'estero hai lavorato con tantissimi artisti. Quali sono stati gli artisti un pochino che ti hanno più... cioè le cose che ricordi... che ti hanno trasmesso di più, dalle quali hai imparato tanto, immagino tutte, però... In Italia? In Italia e all'estero. Ok. In Italia ho lavorato in due gruppi con il sassofonista e compositore Maurizio Gianmarco, mm-hmm. Un gruppo con Dario De Idda, in trio, Tricycles, mm-hmm. E poi nel quintetto Megatones. Okay. Sì, quello è durato un po' meno del trio, comunque sì, una decina d'anni, dal 2002 o 2003 fino al... non mi ricordo quando, comunque è stato un periodo di 10 anni di sicuro. Mm-hmm. E quello sicuramente mi ha cambiato, perché Maurizio scrive della musica dal molto facile al molto difficile. Okay. Per cui non solo serviva... poi lui è un po' polistilistico, è un polistilista, per cui... un brano era in 4, un brano era in 5, un brano era in 7, un brano era in jazz vecchio style, un brano era funk, un brano era drum and bass, un brano era per qui. E poi c'era la lettura. Certo. Alcune parti molto semplici, alcuni molto molto difficili, però è stata una sfida. E poi a New York ho avuto la fortuna di lavorare con uno, cioè di lavorare... per un periodo esteso con Gary Thomas, okay. il sassofonista, con cui ho fatto un disco insieme a Greg Osby, si chiama Pariah, mm-hmm. e abbiamo fatto delle date in giro a New York, anche in Germania, no, Austria, Parigi, un sacco di volte, mm-hmm. Polonia. Lui, diciamo, è stato quello che mi ha cambiato stilisticamente, okay. perché la storia, che è una storia interessante, quando ho fatto il mio primo disco da solista, sì. ho chiamato lui e al basso Matthew Garrison, al contrabbasso per un brano, okay. ho chiamato Matthew, Gary su 3 brani, e su un brano che era un up tempo, per cui un brano veloce, swing, che avevo scritto, feci fare a Matteo sul basso elettrico una figura che è molto simile al brano di Pastorius. Qual era quello che ha fatto? È una doppia figura, comunque mi sembra dal disco Word of Mouth, possibile? Vabbè, insomma è una figura molto difficile da suonare, abbiamo mm-hmm. scordato tutto il basso e Matteo ha suonato... E io suonavo swing, okay. normale, per cui... solo che a un certo punto abbiamo capito che questa cosa non andava, non funzionava col basso, perché io suonavo col okay. così, Charleston su 2-4, okay. invece Gary mi ha detto, ma senti, ma molla il Charleston e suona senza, usalo come ti pare, spezza lo swing, fai questo e quell'altro, e da quel momento quello è stato l'inizio del mio cambiamento come batterista. Cioè, questa idea di non avere questo 1-2-3-4, 1-2-3-4, o 1-2-1-2-1-2-1-2, ma pensare al timing più in maniera larga, per cui 1-2-3-4. 1-2-3-4, 1-2-2-2-2-3, 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, 4-2-3-4. E mi ha cambiato stilisticamente per sempre. Poi mi ha chiamato nel suo gruppo, mm-hmm. Perché la cosa è andata bene. Okay, okay. Buon fine. Comunque, un esempio posso darlo di questa cosa qui, se vuoi, di questo... Come no, come no. Io volevo farti leggere, prima di suonare, le tantissime persone che ti stanno salutando intanto. Ah. E abbiamo Pierpaolo Ferroni, Giorgio Di Tullio, tanti amici anche della community Drumstart, Francesco Mirone, Marco Ciotti, Sergio T. In verità... poi ti leggo anche delle domande di natura tecnica, hanno visto il tuo setup, ti volevano fare delle domande anche sul... No, sì, non è la mia batteria, solo i piatti. Sì, 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 solo i piatti, però no, sul setup nel senso...
la disposizione degli strumenti. Yeah. Ok. E chi altro c'era? Ivan, Angelo Fox, Sergio, Francesco Mirone, Scaffid Dog, che non so chi è, Sergio T, che ti fa poi una domanda. Si trova meglio con l'impugnatore? Pierpaolo, John Arnold è uno dei pochissimi batteristi al mondo ad avere una recensione straordinaria pubblica del maestro John McLaughlin. Sì, aspetta che non leggo bene. McLaughlin, sì, in persona. John McLaughlin. McLaughlin. Sì, sì, ho capito. Sì, sì, di chi... Pierpaolo dice questa, ci scrive questa cosa. Grazie Pierpaolo, sì, vabbè, sì. È verità, è verità. Sì, ma ok. Sì, sì. E, allora, ok, allora qualche commento, qualche abbiamo salutato più o meno le persone che ci seguono. Se volevi fare gli esempi di questa cosa qua, sei online. Ok.
Bellissimo, ammazza, complimenti. Scusate che non vi vedo, però bomba, bellissimo. Allora, una domanda. Tu effettivamente, poi entriamo un pochino... Ah, pure Mastracci ti saluta. Un saluto affettuoso a tutti voi. Grande John. Ciao Claudio. Good to see you there. Good to see you. Allora... io ti vorrei fare una domanda in verità, perché poi parleremo un pochino anche del tuo ultimo lavoro discografico, eccetera. Tu hai il jazz nel sangue e poi sei atterrato nell'elettronica, no? Mm-hmm. E adesso stai suonando, a mio parere, in maniera eccezionale, eccetera. Come ci sei arrivato alla musica elettronica? Noia. Per noia? Noia. Okay. No, in realtà... La cosa è iniziata più che altro a New York, prima di rivenire in Italia, per cui parlo del 2000, 2001, 2002. A New York succedeva un po' di tutto, per cui posso dire anche prima, posso dire già il 90, anche il 95, è iniziata la, non è iniziato in quel periodo, però ho iniziato a sentire la jungle. E poi è iniziata la drum and bass, certo. Tutte quelle cose là, e c'erano dei batteristi a New York favolosi, anche bassisti come Tim Lefevre, che è un grande amico, anche Zach Danziger, che è un altro grande amico mio, che quando lo andavo a sentire a New York era wow. Sì, sì, lui, come lo suonava lui, era pazzesco. Non c'era per nessuno. Sì, E poi ovviamente Jojo stava dappertutto, Jojo Mayer, c'era qualcun altro, ma diciamo loro due erano i più a punta sull'argomento. Mm-hmm. Poi mi sono reso conto più che altro che è una musica molto di fatica, perché suonava... Beh, è veramente tosta. Sì, devi avere una precisione allucinante, per cui... Allora, e poi mi sono avvicinato un po' più alla musica più astratta, elettronica, però anche alla techno. Ok. Che cosa ha la techno che mi interessa, che io ascolto sempre? È che ha un beat che è ipnotico. Ok. E questo è. Le persone sono tirate dentro dal beat, per cui da questo qui. Posso dare un esempio anche sulla batteria di qualcosa, esempio. Come no?
bomba. Grazie. Comunque, questa cosa qui è una cosa talmente tribale. È semplice. Dobbiamo considerare che la musica jazz del, diciamo, del pre-guerra, c'era sempre una cassa in quattro. In quattro. Sì, il feathering, sì. Però c'era sempre una cassa in quattro. Se la cassa non era in quattro, era, non si ballava. Certo. Non si ballava perché il contrabbasso si sentiva poco. Questo era un sostegno al contrabbasso. Diciamo, la cassa adesso è, si sente tutto. Comunque mi sono avvicinato molto a imparare a suonare la musica techno dal vivo. Okay. I vari i trucchi, i vari per cui ci sono più cose. Per esempio, c'è sempre l'upbeat sul downbeat. Per cui il downbeat è... Però c'è sempre l'upbeat. Questo, questa cosa qui è un po' la droga, perché che cosa fa il DJ? A un certo punto te lo toglie. Ci sono periodi dove poi sale, salgono gli altri, certo. Gli alti, per cui... E tutti vogliono questo beat, sì. Di nuovo, farebbero qualsiasi cosa, specialmente dopo... le varie droghe per riavere questo beat. Ho visto una ragazza a un evento fuori Roma a Rieti che ha passato tutta la sera con la testa addosso alla cassa. No! Sì, sì. Non penso che sentiva molto bene. Cioè, ma veramente? Non... Perché ormai era... Tanti. Con la testa addosso alla cassa. Comunque, diciamo, e poi tutto il resto del linguaggio, come suonare i piatti, come fermarli, le figure... Puoi chiudere? Sì, sì. Allora, è particolarissima questa cosa. E, quindi la domanda che sorge spontanea, tu hai mescolato, diciamo, sei partito dalla musica jazz, sei atterrato un po' verso l'elettronica e a un certo punto hai, credo che da sentendoti suonare un pochino tu abbia preso ispirazione da questo stile al quale ti sei avvicinato per poi cominciare a sviluppare i tuoi concetti ritmici musicali e... che poi è l'argomento di questa sera. No. No? Al contrario. Ah, alla rovescia? Sì, allora sì, non ci ho capito proprio niente. No, nel senso, le cose di cui parliamo poi sono venute molto prima e solo riuscire a suonarle e svilupparle è stata la cosa più difficile. Ah, e solo da un anno durante il lockdown che ho avuto il tempo di mettermi in sala a studiare col metronomo tutti i tempi vari della musica techno. Ah, quindi è antecedente. Sì, questo cosa. Diciamo, il concerto parte dal 2006, quando stavo a Berlino. Ok. E la storia di questo, diciamo, di quello che... Comunque il disco di cui parlavi prima è Tecna. Eccolo qua, infatti. E poi, è il nuovo disco che ho fatto, sì. Chiedo alla regia di... Lo trovate anche su Spotify, io sì, l'ho ascoltato, ahimè, sì. Purtroppo però almeno è on demand. Però andatelo a comprare su Bandcamp. Dove si può trovare? Apple. Dappertutto, c'è dappertutto. Ok. Anche sul mio sito. Sul tuo sito, quello chiedevo, è possibile. Quindi andate su, com'è il sito? www.johnbarnoldmusic.com Ok, johnbarnoldmusic.com, sì. Perfetto.
Trovate, se c'è... Ah, eccolo qua. Ragazzi, sul gruppo Telegram, lo metto sul gruppo Telegram, così almeno trovano il, la scritta qui dietro, e lo carico adesso sul gruppo Telegram. Ok. Sì, no, diciamo quello che è successo col libro, perché molti non hanno visto, comunque questo libro, questo qui, Revolutions in Modern Drumming. Eccolo qui, Stefano ce lo fa vedere. Sì, il libro è uscito 2 anni fa. Ho iniziato a fare un po' di promozione in giro in Italia, anche all'estero. Ho fatto qualche data di promozione, ma purtroppo poi è successo quello che è successo. E, diciamo, i concetti del, che avevo detto già prima all'inizio di questa session, inizia proprio dalla disco music, per cui figure molto semplici. Tutti insieme. Che suonano insieme. Ok. Ok. Poi da lì ho sentito un brano di Steve Gadd con the Brecker Brothers. Ok. E sentivo che lui suonava la cassa insieme al rullante. E c'erano questi pezzi che andavano uno sopra l'altro. Sì. Perché ho detto, beh, certo, perché non usarlo nel jazz e nel funk, okay, e svilupparlo e qualcosa. Poi ho aggiunto anche il charleston e da lì ho iniziato a lavorare su un piano lavorativo su come sviluppare queste tecniche. E lì sono nate le turbine, il layering, che sarebbe la stratificazione. Sì. Questi sono i 4 pezzi. Ne sono le figure a 3, per cui sono da da da. Figure dello swing. Ok. Posso Quindi dare un turbine. Esempio? Turbine si chiamano, okay. Sì. Ok. Posso dare un esempio? Magari, okay. Sì. Questo, diciamo, è l'esercizio principale. Quindi ognuno di questi gruppi di 3 note, sì, non partono ovviamente nello stesso momento, quindi hanno dei punti di sovrapposizione. Esatto, sì, sì. E si sentono in certi punti, sì. Come se fosse quasi una poliritmia, ovviamente, a un certo punto. Mazza, sì, è particolarissimo. Sì, l'idea era di avere questa poliritmia, però di avere anche l'indipendenza dei piedi. Certo, sì. Per cui... Mamma mia, senti, ma come per studiarlo, come ti faccio io la domanda perché me lo voglio studiare questa cosa, cioè come hai iniziato, cioè la prima volta che hai cominciato a dire ok, ma io per farlo studiare a una persona che vuole imparare questa cosa, qual è la prima mossa da fare? Cioè proprio in ordine proprio olistico per mettere in fila, per cominciare, sì, a studiare questa cosa, soprattutto con i piedi, che vedo che... Cioè... Sì, queste figure praticamente nascono da un esercizio che è molto semplice, per cui... eccolo qui.
che si chiama lo specchio, perché è la stessa figura solo sotto sopra. Ma ci sono quattro modi di farlo, per cui sul tempo... E queste sono tutte le figure. Ok. Ah. Okay. Per cui queste cose poi, una volta che hai l'indipendenza, ci puoi lavorare un pochino. E se vuoi posso dare un esempio musicale di come funziona questa Certo, la domanda che ti faccio è questa. Tu prendi, diciamo, come primo esercizio, no? Proprio per aiutare le persone che ci stanno seguendo, che magari vogliono cimentarsi. Tu, per esempio, questo che hai fatto adesso, cioè una mano tiene il beat... No. E una mano tutta suddivide le... No. No. Com'è? No. Com'è? Com'è? È tutto completamente astratto come concetto. Ok. E cioè? Te lo devo far vedere... Ok, allora ti seguo mentre suoni, perché così lo capisco meglio. Ammazza, con la musica è pazzesco, si sente tutte le voci che girano intorno, è bellissimo. Sì, per cui una volta che ti sei imparato queste cose... Poi puoi sviluppare benissimo... possiamo anche... Vorrei dare un esempio sul jazz. Ok, sì. We'll be right back.
forza, bellissimo. Posso dire una cosa? Perché poi al fine, questo modo di suonare anche di John porta anche al solista a essere anche abbastanza ritmico. Come no? Per come cui no, certo. Insomma, mi aiuta non solo a essere melodico, ma talvolta anche a incastrarmi a livello ritmico, perché questa cosa è molto importante pure, avere interagire anche a livello ritmico. Quindi per me, per come modo di vedere la musica, anche il modo di vedere il jazz, il fatto di essere solista anche ritmico mi fa stare bene su questo tipo di tempo, capito? Io pensavo di rompere i coglioni. No, a me non mi rompi le scatole, sinceramente, perché a me piacciono molto i batteristi ritmici, per cui insomma io mi ci trovo abbastanza bene, il John è uno, insomma. E questo utilizzo di queste figurazioni, no? Per un pianista, per un solista, io adesso non sapendo suonare il pianoforte, non mi rendo conto del livello anche di percettivo, no? Ma spinge a fraseggiare in maniera diversa, immagino. Certo, sicuramente a essere talvolta anche meno melodico. Ci sono tantissimi esempi, anche il modo di suonare di Hancock, no? Sì. Ma anche quando Hancock suonava nel quintetto di Miles con Wayne Shorter, con Anthony Williams, il loro modo era ritmico, anche se stiamo parlando degli inizi degli anni 60, vero John? Periodo. Sì, quindi erano già avanti loro, il loro modo di suonare era molto avanti, per cui insomma questo tipo di brano quindi ti porta anche a essere abbastanza ritmico, soprattutto avendo una ritmica del genere, anche se Francesco va dritto, cioè il suo modo è accompagnamento, però interagire col batterista a livello anche armonico e ritmico è fondamentale. Sì. No, infatti lui suona in quella maniera, sta suonando tantissimo, nel senso anche con le scomposizioni ritmiche, mi porta a entrare nel suo mondo, certo. E lui è il mio, insomma, questa cosa è anche molto importante. Bellissimo, infatti si sentiva proprio bene. E nel tuo libro questi argomenti sono tutti quanti ovviamente suddivisi e spiegati? Sì, diciamo dai primi passi, ma una cosa che volevo far vedere che tu hai, mi sembra, è quello dell'ingranaggio. Ah, la fotografia? Sì. Allora chiedo alla regia di mettere il rear dentro, ecco lì, sotto. No, quello sotto, l'ultimo. Regia? L'ultimo contributo. No, l'ultimo. L'ultimo. Eccolo. Okay. Allora, questa foto spiega abbastanza bene quello che sta succedendo. Come vedi, ci sono tre dei ingranaggi, tre più o meno, e altri che... Diciamo, questa è l'idea, che un ingranaggio che va dentro l'altro. Ok. Sono praticamente... questa cosa qui, e queste figure ovviamente se sono tre. Ok. Meglio che... Sì, no, tanto ti seguo io col... Okay. E c'è anche l'apertura del Charleston spesso. Il Charleston ha tutto un mondo suo di agire con queste cose, aperture, magari ci sono cose per cui fare una figura. E apri, chiudi, insomma, come un crash praticamente, senza dare il crash. E quindi il concetto dell'ingranaggio, tu anche visivamente lo fai vedere nel libro, perché sì, dà l'idea, no? No, Charleston un po' meno, perché è già un concetto abbastanza... Ed è stato molto difficile da scrivere proprio sul libro, perché dovevo farlo proprio a mano, per cui... perché è insolito che ci sono quattro figure sul libro che vanno tutte insieme dove ci sono cambiamenti, uno è dove hai un quarto oppure ottavi, sedicesimi, ma quando le figure cambiano in continuazione, no? Diciamo, il libro è un po'
avanzato. Ok, sì, non si rivolge a una persona che inizia infatti, da zero. Infatti sto per scrivere quello che sarebbe stato il primo. Il prequel. Come il prequel. Perché tanti mi dicono, ma senti, ma non, questo è un po', un po' troppo, per cui non è che ci sono delle cose un po' più semplici, per cui sto, credo, quando esco da questo trasloco. Ok, sì, che stai facendo. Sì, che sto facendo, sì. Mi metterò a scrivere, diciamo, il prequel, che sarebbe il pre numero uno. Ok. Così le cose sono un po' più comprensibili. Ok, abbiamo uno spartito che tu ci avevi messo a disposizione da mandare in sovraimpressione. Mm-hmm. Lo possiamo mandare un attimo dalla regia, così ci spieghino cosa... Ecco, come è scritta, ecco, questo sovrapposizione, questi livelli nell'accompagnamento jazz. Sì, c'è piatto, che poi non sono figure swing, mm-hmm, né ottavi semplici, come vedi tutto si sposta. Sì, sì, sì. Per cui c'è un piatto, ci sono due colpi di cassa insieme rullante, uno senza, e va così per tutta la pagina. Questo è già... Okay. Non so che pagina è, comunque sì. Sì, allora, quindi il concetto è, io ho questi unisoni, chiamiamoli così, sì, che si spostano di battuta in battuta poi, perché vediamo che per esempio nelle prime due battute sono nelle stesse posizioni, sì, già nelle seconde due battute si sono anticipati, sì, okay? Sì. E stanno sul gruppo della terzina, diciamo, di, sì, swing, sul secondo e quarto movimento, poi si spostano sul primo e secondo della prima terzina, e quindi è sempre uno switch praticamente di ottavi di terzine, poi alla fine ottavi di terzine. Infatti io poi non volevo scrivere solo terzine, molte pagine sono in ottavi, però non sono da interpretare necessariamente in ottavi, okay, ma è come terzine, come, okay, 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 come, okay, ottavi di terzina, come ottavi per di cui, terzina, sì. Comunque il libro ha un altro concetto a cui non avevo pensato, di che poi è venuto fuori, sarebbe una cosa, te lo devo far vedere, dove praticamente il piatto non suona sempre, suona qualche volta, e Charleston, cassa e rullante sono indipendenti. Ok, te lo devo far vedere. Sì, così. facciamo un esempio fa parte pratico del libro come concetto. Ok. È vero, c'è, cioè, questa interruzione del piatto che, mm-hmm, destabilizza un pochino all'ascolto, sì, però poi ti fa ridistendere quando tu lo riprendi, no? Sì, e il piatto rompe le scatole dopo un po'. Ok. Quindi il tuo concetto è: non gli faccio rompere troppo le scatole. Mm-hmm. Ok. E, questa, diciamo, tu adesso non ci pensi più mentre suoni a tutte queste sovrapposizioni, ti vengono in automatico oppure ci devi pensare? No, no, se no non potevo suonarle, assolutamente no. Ok.
Quindi non hai degli schemi mentali. A un certo punto anche questo tipo di studio che tu hai fatto si trasforma in qualcosa di automatico, se vogliamo. E non potevo suonare con loro. Certo. Non potevo suonare con loro se era... troppo ragionato, diciamo. No, ti guardavo. Sì, che perché cosa? Che vuoi? No, non po- diciamo non sarei in grado di suonare musicalmente. Se è musicale, non potrei. Certo. Perché, sì, ho digerito 10 anni di questa roba qui. Ok. Sì, questo è. Ok. Cioè, io me la sto provando a seguire. Ovviamente per me è una cosa completamente nuova, no? Quindi sto cercando di seguire. Effettivamente mi rendo conto che è... cioè che se non hai veramente tanto esercizio su questa cosa è complicato. All'inizio, quando tu hai cominciato a studiare questo modo di fraseggiare, su cosa ti sei focalizzato principalmente? Cioè, hai fatto subito tutto insieme? Cioè, la cosa più difficile è stata il Charleston. Ok. Perché 30 anni di... Certo. Sì, alla fine, per cui iniziare a studiare queste figure. Inserire Charleston era semplice finché si trattasse di piatto, rullante e cassa. Okay. Ma questo è quello che mi ha spiazzato completamente fisicamente. Certo. Perché non diventa un ballerino a quel punto. Non c'è questo più poi non, l'appoggio. Per no, cui, del... diciamo, tutto il mio balance, come il baricentro, deve essere completamente qui. Okay. E se no non puoi dipendere dalle gambe. Certo. E se no... Veramente all'inizio ho suonato abbastanza con il metronomo. Mm-hmm. Adesso non più, diciamo, però sì. Questo è. Ammazza. E senti, a livello invece, leggendo anche delle domande che sono interessanti riferite a quello che ci stai spiegando, no? A livello proprio posturale, perché infatti, cioè, hai dovuto modificare la tua postura sullo strumento rispetto a quando non suonavi questa cosa? No. O semplicemente sei rimasto bilanciato sul sedile? Ok. Quindi tu cerchi, come tutti quanti un pochino insegnano, cioè il consiglio è stare bello piazzato con il peso del corpo allineato sul sedile, sì, per avere poi la libertà, insomma. Stare davanti lo strumento, non di fare questo. Ok. Ok. E, ti chiedevano, c'era un ragazzo che faceva una domanda tecnica, se a livello di impugnature e di posizione, perché vedevano che suoni con i tamburi piuttosto flat e il rullante invece rivolto in avanti. C'era un ragazzo qua che si chiama Sergio, che ti chiedeva perché hai deciso di... cioè qual è questa combinazione, perché ti trovi comodo a suonare così, insomma. Posso dare un esempio musicale? Sì. Latin groove, song go. Two, three, four, two, three.
cui l'idea di usare ho dovuto cambiare un po' accordatura, comunque il sound, questo suono un po' steccato. La mia batteria, mi trovo molto male con questi rims. Sono troppo alti? Sì, sono troppo alti, però... Questo, per esempio, il rullante è una cosa che avevo visto da Buddy Rich. Ok. Ma su un concerto l'avevo visto, perché mi sembra che lui non lo usava sempre così. Però mi facilita molto l'uso del rim shot. Con la traditional sulla mano sinistra? È abbastanza semplice prendere il rim shot. Ok. Sì, no, senza dover fare manovra di mano, tenere tutto sotto controllo. Ok, quindi fondamentalmente cerchi di tenere i tom più piatti per avere facilità per prendere gli armonici colpendo anche il ferro, fondamentalmente. Yes. Mm-hmm. E il rullante, visto che tu comunque suoni, mi sembra di aver capito che suoni solo in traditional. Mm-hmm. Ovviamente sei facilitato perché hai l'angolo del rullante, sì, che mm-hmm, quindi anche con la mano sinistra è un po' più... Vedevo dalla telecamera superiore che comunque tendi, per avere ovviamente probabilmente anche più colpo, ad allargare un pochino la mano destra e la mano sinistra in sovrapposizione, quindi, okay, quindi si vede molto bene così. Esattamente, che infatti vedevamo dalla telecamera alta che tu hai, vedi, questo molto spazio per lasciare libera la bacchetta e dare un colpo piuttosto energico. Non è che necessariamente mi piace, okay, in quanto preferisco suonare più stretto. Sì. Ok. Dalla parte completamente... Ah, laterale al Charleston. Sì, per cui okay, così. Va bene qualsiasi cosa, ma se devo fare più figure, okay, ritmiche, sì, è molto più facile avere la mano free, okay, la mano libera, per cui one more time. Certo, assolutamente, quindi hai molto più spazio di manovra, mm-hmm, per fare più colpi che in verità andrebbero anche in uno contro l'altro, cioè sì, le due mani hanno dei momenti in cui sono sì, una penso, contro l'altro. Penso che questo sia un problema di tanti batteristi, pure mio. Infatti per quello te lo chiedo, cioè perché è proprio un problema che ho pure io tanto, infatti molte volte per fare certe cose dove sei più comodo o metto proprio un altro Charleston da un'altra parte, dall'altra parte, cioè... C'è un altro punto, è che io tendo a suonare molto sulla parte, diciamo questa parte della bacchetta. Della spalla della bacchetta, per cui sì, mi trovo male se devo suonare, perché proprio non ci arrivo. Non invece c'è spazio. Così... Ok, ammazza, particolarissimo, molto, molto figo. E poi secondo me questa cosa ti caratterizza tanto il suono, perché effettivamente hai proprio un approccio sullo strumento che è molto... molto fisico anche, molto, molto, molto bello, perché molto particolare, perché molto fisico. E, allora, sempre parlando di layer, no? di livelli di sovrapposizioni, eccetera, quali altre cose un po' più cioè non so se quello che hai suonato è già qualcosa, come ci spiegavi, di avanzato, o c'è qualcosa anche che va oltre a livello tecnico di questi layer che tu hai sviluppato? Sì. Diciamo,
i layers non li uso durante gli assoli, okay. Quasi mai. Uso altre figure che sono, che saranno sul prossimo libro, se riesco a scrivere, ad avere tempo. No, più che altro a capire come scriverle, okay. Che sono più figure tra cassa rullante, Charleston, Tom. Posso dare un esempio? Ma una domanda, visto che dici questo fatto della scrittura, no? Nel tuo modo di scrittura, io sfogliavo prima il libro, no? Tu comunque hai raccolto tutti quanti gli esercizi sempre in maniera, diciamo, ad una, come se fosse un'unica voce, mm-hmm. Nel senso che nella musica, per esempio, come vedo qua questa terzina, hai rullante e Charleston insieme, mm-hmm. E poi insieme cassa e rullante, quindi, mm-hmm. Però è tutto quanto legato in un'unica voce, sì. Non so se hai pensato, ma probabilmente, di scriverlo sul doppio pentagramma, in maniera tale di avere tipo, sì, in chiave di basso i piedi, sì, ci avevo e in chiave pensato, di violino, sì, le mani. Sì, sì, è probabile quello che dovrò fare sul prossimo libro, che perché sarà più semplice. Infatti, perché sfogliavo, no, per esempio qui a pagina 68, no, ci sono dei Charleston, o delle figure che stanno fuori dal pentagramma. Sì, no? Certo. Sì, per, sì, esempio, una scrittura così, tu che cosa intendi? Ecco, questa infatti il piatto sta sopra la pentagramma. Certo. Per cui dang, 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 dang. Uh-huh. Queste figure sono sopra il pentagramma, però sono messe in maniera che sono allineate con le note. Con le note, con le note. Sotto, sì. Se dovevo metterle sul pentagramma, sono troppe note insieme di... perché proprio tu, io penso che tu abbia deciso di scrivere così proprio per dare chiarezza di, sì, scrittura, no? Esatto. E per quello mi veniva in mente, dico, bah, forse questa cosa qua è possibile scriverla su due chiavi, mm-hmm, in maniera tale che separi le mani dai piedi, no? Cioè, nel senso, metti i piedi scritti in una chiave, le mani scritte in un'altra, in maniera tale che la figura diventa un po' come, mm-hmm, uno spartito di pianoforte, poi, yes, se vogliamo. Yes. Potrebbe essere, yeah, potrebbe essere una cosa... c'è un libro che noi, per esempio, che qui ha... Che, insomma, si trova sulla piattaforma drumstart.com, che è il libro del mio insegnante, che si chiama Maurizio Trippitelli, che ha i soli e i duetti scritti in questo modo, proprio perché lui voleva far vedere, insomma, la poliritmia, ma comunque le figure molto chiare tra mani e piedi. Per quello mi veniva in mente, perché questa cosa che tu hai fatto è molto simile a quella. Quindi, fighissimo però, perché comunque già questa scrittura come hai fatto così rende molto, rende visivo e facile da leggere la figurazione fuori, no? Cioè, quella, ecco, in questo caso, questo è il piatto, questo è il ride, mm-hmm, ok, sotto è Charleston, rullante, cassa. No, quello, scusami, quello sopra è il Charleston, hai ragione. No, il Charleston, sì, sì, che cambia figure. Ok. E poi quello che sta su, che sul sol, credo che, sì, sia, sì. Beh, sì, è, sì, quello, siamo in chiave di violino, sì. Sì, quello è quello è il piatto, e poi così via, sul si e sul si, cioè sul do, il, okay, rullante, sì, sì, e così, quindi, via. Quindi quello sopra è il Charleston, sì, in questo caso. Ok, 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 molto figo, molto figo. E altre cose che mi venivano in mente, aspetta, che erano molto interessanti, è proprio l'inizio del libro. Perché in verità tutto questo libro tu lo hai scritto, diciamo, tutte le figure che si trovano sono praticamente scritte in terzine, quasi, però, quasi tutte quante, tutti. Però mi dicevi che c'è anche, cioè, che vanno un po' interpretate queste figure, cioè tu non le pensi tutte terzinate? No, per me la terzina non esiste solo su alcuni esercizi o figure, ma diciamo la mia base ritmica è New Orleans. Ok. New Orleans, okay. Questo è. Per cui per me io penso alla terzina, non penso alla terzina, penso sempre agli ottavi come terzine larghe. Per cui... Ok, 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 ok. Ok. Che sono le figure ritmiche di New Orleans. Yeah.
Possiamo fare qualcosa? I mean you? Conosci? Okay, I mean you? Ok, sì. Ammazza, è bellissimo. Quindi questo qua è un pochino il tuo punto di partenza, se vogliamo. Yeah. Ok. Senti, io sono interessatissimo a far sentire alle persone, se si può, sì, avrei trovato il modo, mentre voi suonavate, di collegare per far sentire qualcosa del tuo album. Okay. Perché effettivamente cambia completamente stile, no? E quindi mi piaceva far sentire questa combinazione, cioè il fatto che tu oggi hai suonato con dei musicisti determinate cose per far vedere questi esempi, e poi invece dove sei arrivato con questo album. Ci puoi parlare un pochino della persona con la quale hai collaborato, che è qua riportata in copertina, e come ci sei arrivato a realizzare, diciamo, questo progetto? E poi, se mi indichi, che ne so, un brano che sì, vorresti far sentire. Anche il primo Tecna 1, sì, okay, diciamo parte un po' lentina, però poi parte, insomma, questo, okay, perché il brano è 13 minuti, mi sembra, il primo brano, per cui lo potresti anche far partire da un minuto e mezzo, insomma. Okay. Ok, vabbè, no, poi mi puoi dire tu quando farlo, diciamo. Sì, ok, perché niente, Greg Burke, il pianista, è il catalizzatore dell'album. Ok. In quanto io, quando lavoravo a Roma in giro con la musica elettronica live, che usavo
dei pad e vari computer campionatori, avevo dei set che avevo fatto, delle sequenze, delle cose che usavo. Mm-hmm. Erano proprio delle, non so come chiamarle, tavole sonore. Okay. E avevo tutta questa roba, quasi 2 ore di set. E lui mi ha detto: perché non fai qualcosa con questa musica? Io ho detto: ma non so che farci. Mm-hmm. Allora lui mi ha detto: ma senti, io vorrei suonarci un po' il pianoforte sopra e okay. registrare qualcosa. Okay. Ha iniziato a farlo, poi ci sono delle cose che lui ha fatto che mi sono piaciute, altre meno, ma alla fine siamo riusciti a suonare la batteria dal vivo sul disco, lui okay. il pianoforte acustico sul disco, okay. e poi c'è il sound designer Live Electronics di Fabio Rix Recchia, okay. che è un altro geniaccio della musica. Per cui sì, è nato questo disco Tecna. Ok, lo possiamo quindi mandare insomma per qualche minuto, il Tecna 1. Yeah. Vado? Sì. Siete tre a suonare. Ok, questo era per dare un assaggio, insomma, un po' di curiosità alle persone che ci ascoltano. E quindi qui in questo momento state registrando in tre. No, in realtà due. Ah, okay. Diciamo, Fabio su questo disco ha fatto un po' di sound design, live electronics un pochino, okay. però più sound design, perché è un ottimo fonico anche, okay, anche okay. musicista, pianista, per cui, però lui lavora più nell'underground elettronico, anche non fa altre cose, ma questo prodotto gli è piaciuto molto e ormai fa parte della band, per cui questo è. Okay. Per il prossimo disco che stiamo finendo adesso di registrare. Ah, lo state già registrando? No, l'abbiamo registrato, sì. Okay. Stiamo finendo le parti di post-produzione. Sempre Tecna?
Tecna, sì, okay, sì, T-E-K-N-A. Allora, ragazzi, vi metto qui in telecamera, eccolo, e lo trovate su tutte le piattaforme, ma il consiglio è quello di andare sul sito di John Arnold. O Bandcamp. O Bandcamp, e lo trovate anche lì. C'era una domanda, il trio Dejonette, Jarrett e il bassista di cui non ricordo il nome. Gary Peacock. Ok, lavorava su questi concetti ritmici e ti chiedono se tu ascolti, cioè ti chiedono se era più o meno lo stesso concetto e se tu ascoltavi quel trio. Sì, li ascoltavate, sì, sì, tutti noi abbiamo ascoltato quel trio. Quel trio è iniziato nel 1980. Sì. Sì, non... lui... ho capito, la domanda è... Sì, sì. Sì, perché Dejonette è sicuramente un mio, come si può dire, enorme influenza, okay, nel suonare, però poi da quello che faceva lui ho cercato di aggiungere qualcosa di mio, qualcosa di altro, insomma. Certo, certo. Questo è, sì. Ok. Io volevo farti anche una domanda relativa a Burke, si pronuncia? Burke. Ok, perché tu hai anche un'etichetta. Tonos. Tonos, e in verità ho scoperto, perché ne parlavamo, che hai anche fatto un festival di musica elettronica organizzato da te. Sì. Ok, sì. Ci vuoi raccontare queste due cose, cioè sia della storia dell'etichetta che di questa cosa dell'organizzazione di questo festival, sì, perché è interessantissima. Sì, l'etichetta è nuova ed è insieme a Greg. In realtà Greg ha iniziato questa etichetta, diciamo, ha chiesto se volevo far parte di questa cosa anche, per cui ormai siamo, mi sembra che abbiamo quasi 10 dischi. Okay. Per adesso, poi ce ne saranno parecchi altri. Siamo aperti a qualsiasi proposta. Okay. Di chi vuole. Non è un progetto di una casa discografica. Quello che ci interessa è far uscire musica interessante. Ok, originale. Per cui qualcuno che vuole che ci produciamo il disco, ci suoniamo sopra, lo registriamo, lo stampiamo, lo pubblichiamo, insomma tutte queste cose, fa l'etichetta. Sì, per cui Tonos per il momento, però è un neo progetto comunque. Ok, da quanto esiste? Un anno, credo. Ah, ok, quindi proprio comunque una cosa... c'è il sito, possono andare su www.tonos-records.com. Ok. E poi per il festival, sì, quello era il festival di Calcatronica, che era un festival di 3 giorni che è iniziato a Calcata. Ah, nel okay. Borgo di Calcata era questa sovrapposizione di musica elettronica dentro un borgo medievale. Ok. Che poi si spostò nell'anfiteatro gli ultimi 2 anni. Ok. Perché mancava lo spazio, perché... Prima sono venuti 300 persone il primo anno, 500 il prossimo, poi il terzo anno 1200, okay, e anche il quarto anno di più. Per cui è successo che senza quale anfiteatro non saremmo riusciti a... Certo. Però comunque poi dentro il borgo c'erano DJ set, dei workshop di musica elettronica, tutti i bar avevano musica elettronica di tutti i tipi. Foto di musica elettronica, anche arte elettronica, per cui erano tutto uno di elettronica. Bellissima questa cosa. E tu hai, in quel caso eri la persona che cercava i vari artisti? Hai trovato tu, sì, un pochino? Anche, non tutti, però tanti, sì. Ok. Com'è organizzare un festival? È impossibile. Infatti, la domanda era mirata perché... Sì. È complicato. No, infatti durò 4 anni, poi ho smesso. Per disperazione? Sì, per le difficoltà erano tante. Poi se non hai il sostegno del comune, certo, sia a livello di finanziario, è molto difficile. Cioè sembra che tu organizzi una cosa dove guadagnano tutti, alberghi, ristoranti, bar, musicisti, chiaro. No, c'è stato il guadagno un po', sì. Comunque alla fine poi, diciamo, il comune dovrebbe essere più che interessato a promuovere eventi del genere, però mi sembrava, quando chiedevamo i permessi,
che ci fecero un favore. Certo. Che assurdo. Sì, perché tu comunque smuovi un indotto facendo un festival, quindi dovrebbe essere interesse di tutti, no? Sì, ma il problema è che quando si parla di musica elettronica si pensa sempre che vengono tutti drogati di Roma, dell'Olanda. Invece poi erano tranquillissimi, c'era in piazza alle 4 di mattina, c'erano non so, centinaia di ragazzi, ma erano tranquilli, per cui... Chissà perché c'è questa associazione... Woodstock. È vero. Casino, musica elettronica uguale casino, uguale droga, noi non abbiamo visto quasi niente di tutto ciò, per cui... Sì, questa è una cosa effettivamente vera, c'è sempre poco interesse, ma guarda, non credere, io ho partecipato ad alcuni festival anche di musica classica e più o meno le problematiche, cioè non perché pensano che sia, però è sempre questo. Io, adesso senza fare nomi, però una volta organizzai un evento in un paese dove effettivamente c'era un bellissimo teatro, un evento di musica che facevo, avevo un duo dove suonavo tutte le percussioni classiche con un pianista e facevamo anche lì una roba mezza elettronica, mezza classica, insomma un po' particolare, e facemmo questa cosa, stanziarono i fondi per l'organizzazione di tutto quanto eccetera, e poi per esempio, pure questa fu una cosa assurda, ho imparato una cosa, non hanno detto niente a nessuno, cioè neanche una locandina. E quindi al concerto c'era il teatro da 800 posti e noi abbiamo fatto il concerto, me lo ricordo, è stata un'esperienza mistica per me, ci saranno state 6 persone. Capito come? E io ho imparato una cosa assolutamente, loro hanno pagato tutto regolare, cioè, però senza aver fatto neanche vedere, quindi a volte sì, bisogna vedere su chi incontri, se ci sono gli assessori, le persone giuste, dipende poi alla fine dalle persone, no? È tutto lì. Senti, io visto che comunque abbiamo fatto una puntata iniziata inciampando per questo, però pare che è andato tutto bene, perché mi hanno detto che insomma un sacco di complimenti leggevo sulle esecuzioni, sui brani che avete fatto, sul sound e tutto quanto, quindi evidentemente abbiamo risolto bene la cosa, e volevo chiedervi se possiamo salutarci, insomma, visto che abbiamo fatto così un paio d'ore, con appunto salutandoci come abbiamo iniziato, quindi musicalmente, con qualcosa da suonare. Ok, ci sta. No, qualcosa ci inventiamo. Loro non li vedo là dietro, quindi... No, qualcosa ci inventiamo. Ok, io ragazzi, allora approfitto per salutare e ringraziarvi tutti quanti, perché ancora una volta siamo riusciti a fare musica dal vivo, ok? Anche se il mio obiettivo, come dico sempre, è quello di utilizzare le live per far scoprire artisti, far scoprire progetti, quanta musica c'è in giro e quanti batteristi, insomma questo è un canale di batterie, quanti batteristi artistici sono in giro. E vi ricordo di andare sul sito di John Arnold per andare a scoprire tutto quello che fa, quali sono i suoi lavori musicali, e soprattutto vi ricordo di andare ad ascoltare il disco, questo qui, Tecna, che lo trovate su tutti gli store online oppure sul sito John Arnold, johnbarnoldmusic.com. e ovviamente l'altra cosa importantissima della quale oggi abbiamo parlato è il metodo, questo qua. Lo trovate sul canale Telegram. Ecco, chiedo alla regia di mandare online il gruppo Telegram in maniera tale che le persone possano poi trovare i vari link su questo libro e il disco che metterò tra pochissimo mentre loro suonano. Ok? Potete andare su Telegram t.me/drumstartofficial oppure su Facebook dove c'è il Drumstart Club, ok? E qui dentro vado a caricare queste informazioni riguardo John Arnold. Io vi ringrazio a tutti quanti e ringrazio il maestro, anzi i maestri che ci hanno accompagnato questa sera, e spero di invece di venire a sentirti proprio live il prima possibile. Hai dei concerti? Sì, ma non a Roma, in Umbria, Pescara, non mi ricordo un altro posto in Umbria, poi un altro posto, però a Roma niente. Ok, no, però non è, guarda, ci spostiamo e soprattutto per fortuna tutte le persone che ci seguono sono un po' di tutta Italia, quindi è probabile che ci saranno
persone che ci seguono magari anche dall'Umbria che ti verranno sicuramente a sentire. La mia nuova casa, tra l'altro. Perché tu ti sei trasferito in Umbria da poco, da 15 giorni. Sì, è una boccata d'aria. Sono venuto oggi a Roma, non ci posso credere. Una puzza. Ok, sì. Facciamo un brano per finire, un classico di Ray Noble, questo si chiama Cherokee. In questo caso userò le spazzole perché why not? Beh, non le avevi suonate fino adesso. Quindi... Ok, allora io vi saluto a tutti quanti, ragazzi. Ringrazio alla regia Francesca e alla camera mobile Stefano che questa sera ci hanno aiutato. E ringrazio tutti voi che avete partecipato anche questa sera con domande. Insomma, avete seguito la cosa dal vivo. E ci vediamo settimana prossima con un'altra live. Maestro, grazie e quando volete.